È la giornata delle vittime della mafia, il presidente Mattarella a Casal di Principe per l'omaggio a Don Peppe Diana, ucciso 29 anni fa dalla Camorra, ha lanciato un forte messaggio alle nuove generazioni. Sentiamo. È l'inno di Mamedi a scandire l'arrivo di Mattarella a Casal di Principe. Prima all'esterno, poi all'interno dell'Istituto Tecnico Guido Carli, che ha ospitato l'unico appuntamento pubblico del Capo dello Stato, che ha voluto rendere omaggio alla tomba di Don Peppino Diana, ucciso 29 anni fa dal clan dei Casalesi. Noi, figli di questo territorio, custodiamo gelosamente i suoi insegnamenti. Sul palco le testimonianze di chi ha conosciuto vittime di mafia o semplicemente ne ha raccolto il testimone. In platea i giovani della comunità Piccoli Passi che continuano sulla strada della legalità tracciata dal parroco anticamorra. La mafia è violenza, ma anzitutto è viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore. Don Peppino era un uomo coraggioso. Un eroe dei nostri tempi. Sullo schermo scorrono le immagini che raccontano la storia di Don Diana. Negli occhi di Mattarella l'emozione, nelle sue parole la condanna. Le mafie temono i cittadini liberi, vogliono persone asservite, senza il gusto della libertà. La mafia si sconfigge definitivamente sviluppando modelli fondati sulla legalità. In sala ci sono i familiari del parroco, le forze dell'ordine, cui il capo dello Stato rivolge un grazie sentito, e soprattutto loro, giovani e giovanissimi, che Mattarella definisce la generazione della speranza. Dovete rifiutare fin dai banchi di scuola la sopraffazione, la violenza, la prepotenza, il bullismo, che sono un brodo di cultura della mentalità mafiosa.